even get to cross. Ciao ragazzi, piccolo disclaimer al buio perché mi stavo editando e mi sono accorto che non ho detto questa cosa. Non voglio sostituirmi a nessun professionista e anzi vi consiglio che se volete imparare a fare queste cose, ovviamente è sempre meglio farlo nelle mani di un professionista. Quindi fate lezione, prendete lezioni e fatevi istruire dai professionisti. Questi sono solo, diciamo, piccoli consigli che vi do io, ok? Questa cosa mi ci tengo sempre a dirla, questa volta mi sono dimenticato, però detto questo via col video. Bene, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Continuo ad essere in quarantena e dato che sono in quarantena ho cominciato a fare qualche live su Twitch e oggi sono qui a fare questo video appunto perché parliamo di questo argomento che mi avete chiesto voi di portare. Vi ho ascoltato, ho diciamo acconsentito alle vostre richieste e parliamo un po' dei primi trick base da poter fare alle nostre prime armi in snowboard. Alla data di oggi in cui sto registrando il video su YouTube è uscito un altro video che parla della stessa identica cosa, fatto da Emil Zullian, quindi vi lascio anche il suo video in descrizione perché chiaramente Emil è un atleta della nazionale, ha molto più, diciamo, diritto di parola di me. Però loro hanno trattato principalmente i flat trick, si chiamano così, quindi tutti quei trick da poter fare in pista o sul piatto. Detto questo ragazzi, non voglio che passi il messaggio che scredito il video di Zullian, perché non è così, cioè nel senso, anzi ha fatto un super video. Chiaramente loro essendo fortissimi fanno benissimo anche a farvi vedere questo tipo di cose. Quello che invece volevo portare io, a differenza di quello che hanno fatto loro, sono proprio parlarvi di quei trick che si possono portare in snowpark sui primi salti. La premessa è che prima di andare in park a provare tutto quello che vi dirò oggi, vi consiglio vivamente di fare come ha detto Emil nel suo video, cioè di provarli in pista, cominciare a fare qualche ollie, cercare di fare ollie dalle punte e non dai talloni, di staccare bene, atterrare bene, fare dei buoni ollie in pista. La prima cosa che dovete fare è cominciare a fare la stessa identica cosa sui kicker e cominciate a fare qualche stacco in ollie. Il mio primo consiglio è cercare di trovare la padronanza del ollie, perché con l'ollie poi vengono tutti i trick successivi. Ma prima di parlarvi dei trick successivi devo prima spiegarvi la differenza tra frontside, backside, switch frontside e switch backside, ok? Per ovviare a questo problema senza entrare in tecnicismi assurdi, oggi mi faccio aiutare da lui. Come tutti sapete, si può essere o destro avanti o sinistro avanti, quindi o goofy o regular, ok? Oggi noi utilizzeremo il nostro simpatico amico in goofy, quindi destro avanti. Se io sono destro avanti, vado su un salto, ve lo faccio vedere così. Vado su un salto e posso fare questo, cioè lasciarmi trasportare, oppure posso fare questo. E questo è quello che mi intendevo prima con ollie, ok? Perfetto, una volta che abbiamo capito questo, noi possiamo iniziare a fare i primi 180. 180, come ben saprete, è la rotazione di 180 gradi. Ogni rotazione, che sia 180, 360 o oltre, si possono fare in quattro modi diversi. Se faccio la rotazione in questo modo, sto facendo una rotazione frontside 180. Quindi guardate questa spalla. Questa spalla va dietro la schiena e quindi questo è frontside. Se invece la spalla che noi abbiamo davanti viene indietro, questo è backside 180, ok? Quindi se questa spalla va verso destra, frontside. Se gira verso sinistra, è backside, ok? La cosa si inverte quando siamo invece sinistro avanti. Se siamo sinistro avanti, questa va indietro, backside, vedete la differenza, e invece va in avanti è frontside, ok? Torniamo goofy. Mettiamo il caso che noi vogliamo fare una rotazione 180
e quindi atterriamo, facciamo frontside 180 e atterriamo in switch. In questo momento noi possiamo ancora fare altri 280, per questo vi parlavo di 480, che uno è switch backside, ok, e switch frontside, in questo modo, che vuol dire cab. Quando si dice cab è switch frontside. Mettiamo il caso ora che siamo invece sinistro avanti, backside 180 oppure frontside 180. In questo momento siamo in switch perché noi siamo sinistro avanti, quindi regular. Cab 180, quindi vedete la spalla davanti che va indietro sulla schiena. In questo momento è switch backside, ok? E questi sono i 480. Questi qua, secondo me, secondo il mio modestissimo parere, sono i primi tricchettini che dovete imparare a manovrare con estrema precisione. Prima di però andare a portarli sui kicker, vi consiglio di provarli in pista, quindi facendo delle belle transizioni. Non mi intendo in discesa in questo modo, ma intendo come il classico serpentone degli sciatori che vedete spesso, no? Sono destro avanti, vado di là, no? Destro avanti, faccio backside 100 in pista e ora sono in switch perché sto ancora andando di là, e qui posso fare cab 100, quindi switch frontside 180 e torno sul mio piede, faccio la curva e mi ritrovo col mio piede ma sui talloni, e in questo momento faccio frontside 180 e poi faccio switch backside 180 e torno sui talloni, in questo modo, e continuiamo per tutta la pista. In questo modo riusciamo a imparare come si deve a fare tutti i 180. Non abbiate fretta, e una volta che in pista li avete padroneggiati come si deve, li portate sui kicker. Un altro consiglio che vi posso dare per fare i 180: quando iniziate a farli sui kicker, magari può essere d'aiuto partire e aggredire il kicker già in switch. Non vado a fare il kicker in destro avanti, ma vado a fare il kicker in switch. Perché questo? Perché poi quando atterro, atterro sul mio piede, quindi riesco a reggere meglio il controllo, riesco a gestire meglio la tavola, riesco a incastrare meglio, eccetera eccetera. È molto 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 importante che voi stacchiate dal kicker con la lamina corretta, ok? Noi abbiamo la lamina backside e la lamina frontside. Frontside 180 uso la lamina backside, e quando io vado in backside 180 uso la lamina frontside, quindi faccio whoop whoop, ok? E non fate l'errore di, per esempio, staccare frontside dalle punte, quindi fare frontside così. Si può fare, si può fare. Si chiama front to front 100 e invece backside dei talloni è back to back 100. Però questo, diciamo che all'inizio è meglio evitarlo, cioè non fatelo così, fate le rotazioni come vanno fatte all'inizio. Cosa vuol dire? Quando io giro sui talloni, quindi in frontside, lamina backside, faccio frontside 180. Quando io stacco dalle punte faccio backside 180 dalle punte, e questo vale anche per i 360 che poi arriverete a fare subito dopo i 180. Rotazioni a parte, potete portare nel frattempo sui kicker, se avete fretta e volete per forza andare a saltare sui saltini, i primi grab, ok? Cos'è il grab? Il grab è quando noi ci aggrappiamo alla tavola, ok? Il più famoso, il più blasonato, il primo che si impara banalmente, secondo me, è il indie. Dopodiché ci sono tutti gli altri: nose grab, tail grab, stalefish. Vi faccio vedere, perché questi faccio un po' fatica a farveli vedere io, ma vi metterò qui intorno a me un po' di video dove vi faccio vedere i grab che mi intendo io. Altra cosa che potete iniziare a fare prima andare, per dire, sui rail, che sono i rail, per chi non lo sapesse, sono le ringhiere, no? Ci sono i box e i rail. I rail sono le ringhiere, i box sono quelli piatti e larghi, ok? Iniziate ovviamente sui box, aggrediteli dritti per dritti, che si chiama 50-50, e fatene tanti. Una volta che avete fatto tanti 50-50, prima di passare sui rail, ragazzi, dovete seguirmi bene. Useremo ora il borotalco. Allora, sui box voi potete tranquillamente fare questa cosa, ok? Ve lo faccio vedere di così. Passarci sopra dritti per dritti.
così, e fare il box. Sui rail invece no, perché se voi fate questo dritto per dritto, una volta che siete qui siete molto instabili, ok? Dovete imparare ad aggredire i rail in 50-50, così, cioè dal lato, e fare questa cosa, ok? Questo è il nostro rail, tac, sopra, e si scia così praticamente, e si slida così sul rail, altrimenti si è molto instabili, si cade prima, si rischiano le ingheppate, cadi di faccia sul rail. È molto molto importante questa cosa di con i piedi aggredire il rail in questo modo, ok? Però prima di passare i rail cercate di impararlo sui box, quindi magari il box non prendetelo dritto per dritto, ma prendetelo un po' dal lato e aggreditelo così. Secondo me per oggi possiamo, diciamo, fermarci qui, perché secondo me sono già tante informazioni, soprattutto per coloro i quali sono alle prime armi e non sanno bene come, diciamo, approcciare a questo mondo qua. Sono già tante informazioni. Di cose da dire, ragazzi, ce ne sono veramente una marea, quindi a piccole dosi secondo me è il metodo giusto per far sì che voi impariate. Fatemi sapere se volete altri video di questo genere, che ve li porto, magari anche direttamente sulla neve, che magari è anche più semplice. Che se siete interessati, pensavo io di fare un video alle 10 regole da seguire, o comunque quali sono le principali regole da seguire in snowpark, perché vedo tanta gente approcciare allo snowpark ma facendo un po' delle minchiate, delle cose che, diciamo, non andrebbero fatte, sono sbagliate. Quindi se anche questo video per voi potrebbe essere interessante, scrivetemelo nei commenti. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, e se avete qualche domanda i commenti sono lì, mi trovate anche su Instagram, su Twitch la sera ogni tanto, e noi ci vediamo giovedì prossimo con un prossimo video. Ciao ragazzi.